Allora, siamo al casello di Tremestieri. In questo momento c'è il blocco dei camion e degli agricoltori che dura da ieri e qui si sono raccolti tutti i manifestanti. Fa anche un po' freddo. Siamo qua con Piero che ci racconta quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo, sono Piero e rappresento tanti agricoltori da Pachino. Siamo qui venuti a Tremestieri e grazie alla città di Messina che ci sta accogliendo e grazie per tutti quelli che sono qua a manifestare per il nostro problema, che poi è il problema globale di tutti. E stiamo morendo di fame. Purtroppo è questa la nuda e cruda realtà. Il prodotto del Marocco per noi agricoltori ci sta dando proprio alle costole. E allora per gli altri io penso che sia una cosa per tutti, sia nel settore dell'abbigliamento, sia nel settore agricolo, sia in tutti i settori. Ci stanno dando tutti nelle ossa, purtroppo stiamo morendo di fame, non sappiamo Quindi è un cosa fare. problema proprio di Di sopravvivenza, siamo arrivati a un sopravvivenza. livello. A un livello che siamo sotto zero, siamo qui al freddo, non mangiamo da 3 giorni, anzi stamattina ci hanno portato qualcosa da mangiare. Siamo qui e vogliamo manifestare, vogliamo anche un aiuto dagli altri, Qui da ci sono tutti. decine di camion fermi, decine di camion. Decine di camion e stasera ne fermeremo altri 100.000 perché sbarcherà una nave qua a Messina piena di tir e da qua non passa nessuno né a salire né a scendere. Se dobbiamo morire tutti. Di Bravo! fame moriremo tutti. Avete qualche risposta da... Nessuno ci caga, la dico bella pulita, nessuno ci caga e ci considera. Nessuno, tu sei il primo che ci stai intervistando, Va tu bene, sei però i l'unico. giornalisti sono andati a divieto, ci sono andati Ma alcuni dove? Ma giornalisti dove? Ma a dove? Villafranca, A Villafranca. Villafranca, ma qua esistiamo pure qua a Sì. Messina, Tremestieri esiste pure e Certo, il anzi blocco esiste già da 3 giorni. questo è più importante di Villafranca, perché Appunto, perché qua noi vogliamo qua si va l'appoggio dei a messi. Catania, Ragazzi, all'aeroporto si va a Catania. messinesi, dateci una mano pure voi. Noi veniamo da 300 chilometri, siamo da Pachino, vogliamo un aiuto dai messinesi, se Già, si può. andiamo a vedere un manifesto. Qua che c'è scritto. Made in Sicily no import. 16 gennaio 2012, Niscemi c'è. Niscemi c'è, è un altro paesino di Sicilia. Quindi io non vedo perché i messinesi non debbano venire qua assieme a noi. Siamo qui ad accogliere tutti e perché Le macchine lotteiamo passano. tutti per lo stesso ideale. Perché se otteniamo qualcosa ne usufruiamo Quindi tutti. qua abbiamo gli agricoltori, poi i trasportisti, Trasportatori trasportatori. e basta fino adesso. Fino Vabbè, adesso. però hanno aderito anche Gli altre altri, categorie anche ci sono dei che sono muratori. impegnati in altre zone Sì, della ma Sicilia, anche qua qua. c'è qualche muratore, I c'è. muratori, esatto. Ah, poi ci sono tutti, noi fermiamo tutti, anche quelli dell'Enel, quelli della Telecom, fermiamo tutti. E anzi posso dire una cosa, qualcuno si ferma un'oretta, 2 ore e ci fa compagnia. Perfetto, quindi la solidarietà c'è, la solidarietà c'è. Messinesi, venite anche Solo che voi. siccome Tremestieri si trova a 15 km da Messina e Esatto. molti hanno anche paura di restare bloccati sull'autostrada e uno è... Però Ma la con città... le macchine passano. La città è quasi come se fosse domenica, non circola nessuno, non ci sono tir in città e la gente se n'è accorta, non ci sono tir, perché la città ogni giorno è invasa dai tir. Quindi si devono Quindi, rendere conto che cosa sta no, succedendo. se ne stanno rendendo conto i E allora messinesi. aiutateci pure voi, cittadini di Messina, venite qua a fare un blocco pure voi, Verranno qua ad aiutarvi, così ci siete ad anche voi. aiutare con voi, certamente, certamente. Siamo i Vespri siciliani di oggi. Oggi noi rappresentiamo i Vespri siciliani. Siciliani. Va bene. Rivendichiamo la nostra categoria, la nostra dignità. Ma questo E qua. basta, rivendichiamo la nostra dignità di essere siciliani, soprattutto siciliani, perché non ci considera nessuno. Vogliamo questo, Infatti essere siciliani, i essere giornali non fieri hanno di dato la essere notizia. siciliani. Infatti molti giornali italiani non hanno dato la notizia. Questo è il problema. Una volta che vedete come passano, sparati a cielo, vedete come passano. Questa è la realtà. Se ne fregano tutti.